I corsi che abbiamo eh, preparato per questa stagione, la 2010-2011, eh, sono stati accolti, penso, dai, a livello di, di iscrizioni eh, veramente molto bene. Partendo dai piccoli, eh, abbiamo più di 40 iscritti eh, al mini-volley solo sul territorio di Argenta, quindi solo sul comune di Argenta, proprio, proprio, diciamo solo su Argenta e ah, siamo stati costretti, infatti questa è una delle novità di quest'anno, proprio... Grazie a questa grandissima adesione, a dividere il gruppo in due, in due livelli. Abbiamo il primo livello che comprende i bambini di prima e seconda elementare e il secondo livello invece che comprende i bambini di terza e quarta elementare. Poi, senza contare eh, l'altra novità di quest'anno, che abbiamo aperto il corso di mini volley su Consandolo, che per noi è stato è la prima volta, è la prima volta che abbiamo un corso di pallavolo anche all'interno del bellissimo palasport di Consandolo, abbiamo aperto questo corso di mini volley e nel giro di un mese abbiamo già 12 bambini iscritti e questo è veramente per me un motivo di grandissimo orgoglio perché vuol dire che comunque eh, il territorio, il comune di Argenta risponde molto bene. Insegnando motore nelle scuole collaboriamo con le maestre e cerchiamo di anno per anno costruire eh, dare delle possibilità al bambino per avere a livello psisi sì, sì, sia fisico che mentale, la sua base migliore. Da lì il nostro obiettivo è anche portare dei piccoli atleti, quindi avere poi anche dei pallavolisti. Quindi noi facciamo anche mini volley, lo facciamo ad Argenta, con Sandro Santa Maria e collaboriamo con la Vezzola e dividiamo già i gruppi per età, quindi facciamo un lavoro specifico per bimbi di prima e seconda elementare, un lavoro specifico per i bimbi di terza e quarta e uno solo per quelli di quinta elementare. Il progetto Conconselice è nato appunto dalla prossimità di, del nostro direttore tecnico Giovanni Preti con la sua zona d'origine ovviamente, la società che, la, che, che lo ha lanciato. E abbiamo intravisto la possibilità di rilanciare nella zona tra virgolette, intermedia, ovvero la Vezzola, il mini volley perché ci sono spazi, anche lì diciamo, gli sport languono e quindi c'era la possibilità di riuscire a rigenerare un'attività che anni e anni addietro alla Vezzola era era praticata molto, molto dai, dai ragazzi della da zona e nasce questa, questa volontà di avvicinare le società dal fatto che comunque abbiamo sempre bisogno di bravi tecnici abbiamo già cominciato come si dice a fare dei prestiti dei prestiti di risorse ed è quello l'inizio fattivo di una collaborazione che Giorno dopo giorno contiamo di farla, farla crescere, anche perché abbiamo strutturalmente la possibilità di vedere Conselice come terminale dell'attività maschile e Argenta come terminale della attività femminile che peraltro con non porta avanti. Quindi, in termini di spazi abbiamo praticamente saturato il palavolley, quindi sviluppiamo attività ad argento alle scuole elementari per quanto riguarda proprio la fase d'ingresso, il giovedì volley e poi abbiamo cominciato ad avere un po' di spazio anche a Consandolo dove si allena la nostra prima squadra in orario serale e sicuramente un'ottimizzazione degli spazi sarebbe, sarebbe auspicabile perché vediamo che tutto sommato il trend di crescita è costante, la nostra società continua a crescere, siamo arrivati a 200 unità in 10 anni, vuol dire crescere di 20 unità ogni anno, mediamente facendo la media del pollo. Quindi 20 unità all'anno vuol dire avere una squadra in più tutti gli anni, avere un gruppo in più da dover gestire e quindi vuol dire che fra 5 anni avremo 5 gruppi in più. 5 gruppi in più vuol dire saturare un orario pomeridiano del 50% di un impianto. Quindi Abbiamo un problema di spazio sicuramente. Col Comune stiamo cercando di creare le condizioni per collaborare anche con altre società sportive per ottimizzare appunto, questi spazi. Noi abbiamo un progetto che dura ancora eh, da due anni che collaboriamo con la Scuola Argenta e durerà altri tre anni, quindi il progetto di Motoria continuerà per ben cinque anni, quindi una valenza lunga e da lì cerchiamo di anno in anno portare gruppi per poter fare gruppi della stessa età, bambini quindi coetanei che possono mettersi a confronto e fare, le, eh, e fare gli esercizi i giochi per il proprio corpo, per la Propria psiche, quindi per adattarli a loro. Ma noi crediamo nella valenza dello sport e più specificamente nella valenza della pallavolo. Io sono laureata in scienze motorie e credo assolutamente che lo sport è un grande valore per la vita. Quindi, se non diventerai un vero atleta o comunque un agonista, ti aiuterà. Ti aiuterà perché la pallavolo è uno sport comunque di squadra, a livello sociale. Ti aiuterà perché scoprirai il tuo corpo e potrai muoverti meglio. Ti aiuterà perché ti farà sentire bene e ti darà dello spazio per te stesso. Quindi, noi vediamo dei ragazzi che avranno dei valori e che sapranno comunque stare con gli altri e muoversi al meglio. La nostra eh, volontà di eh, crescere eh, dal punto di vista eh, sportivo le, le giovani leve argentane eh, comporta un impegno, un impegno veramente importante. È fuori di dubbio che. Eh, il nostro impegno comincia ad essere percepito, per cui credo di non dire cosa eh, infondata. Nel dire che la nostra società, dopo anni di continuo investimento in questa direzione, sta cominciando a raccogliere i frutti, cioè, ovvero la percezione dell'assempa al lavoro urgente è una percezione positiva, questa è la sensazione. Poi mh, non so se è, è, è largamente condivisibile, ma noi abbiamo ormai questa netta percezione. Cioè, abbiamo un modello positivo, siamo visti come una struttura che in fondo e che poi è eh, riassunta nelle quattro parole che, con cui ho finito. È il nostro sport che ci porta a parlare di positività. E questo eticamente sicuramente va contro tendenza in una società, in senso ampio, in senso lato, che premia purtroppo la scorciatoia, l'essere furbo, l'essere svelto, e questo è un percorso che sicuramente non ci facilita. Ma devo essere sincero: il genitore si affida pesantemente poi a noi, e questa è anche una criticità. Abbiamo bisogno di volontari, di genitori che ci diano una mano, perché 200 persone che si muovono, avete capito il numero di attività. Questo è, 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 è una, una, un gruppo veramente importante, sicuramente uno dei, dei gruppi più numerosi che il Comune di Argente possa mettere in campo. Insomma, ecco.